Pat? Stan! Mi dispiace essere ridato. Ascolta, Stan, non vorrei sembrarti maleducata, ma ultimamente ho avuto un numero impressionante di appuntamenti galanti e sono una donna davvero occupata. Non ho né il tempo né la pazienza da dedicare a questo genere di cose. Però Karen, la mia segretaria, mi ha già parlato abbastanza di te. E credo di essere ragionevolmente attratta da te. Quindi che ne pensi se ci dessimo il bacio della buonanotte e passassimo direttamente al secondo appuntamento? Scusa? Non sono abituata a ripetermi, Stan. Va bene. Il secondo appuntamento? E perché no? Io di solito faccio cose molto più strane ai miei primi incontri. Perciò, eccoci arrivati al secondo appuntamento! Zacchetta! Stan! Pat! Che piacere! Avevo pensato che potevamo andare a quel delizioso ristorantino francese. Mais oui! Però, sai una cosa, Pat, io non amo troppo i secondi appuntamenti. Servono a capire se lei ti piace veramente o se è solo l'infatuazione del momento. Perciò, che ne diresti se saltassimo anche il secondo appuntamento? Ma... Ah, mi sono... Oh, anch'io? Allora, ci vediamo! A presto! E passassimo direttamente al terzo appuntamento, comportandoci come se ci stessimo divertendo! Ah, ma sei fantastica! Ma in realtà ci stiamo solo torturando per capire se finiremo a letto insieme oppure no. Oh, sì! La parte della tension sessuale. Certo, darà una scossa a tutta la faccenda. Ma sai una cosa? Occupata. Perciò, se saltassimo il primo, il secondo e il terzo appuntamento e passassimo direttamente al session? Direttamente al session? Mi piace. Taxi! Però, una cosa, Pat, quando si fa scescio, da te o da me? È uguale. Luce accesa o spente? Le spente. Ti soddisferà! E speriamo di sì! Perciò, che ne diresti se saltassimo anche il scescio? E passassimo direttamente al mattino dopo, dimenticandoci di quello che è successo la sera prima. Buongiorno, Pat! Sì. Sai, Stan, per me questo è un periodo molto tosto e non credo di avere il tempo per queste relazioni borghesi. Perciò, ho un'idea! Allora, senti, ci conosciamo da circa 2 mesi. Io comincio a provare un vero interesse nei tuoi confronti, mentre te cominci inspiegabilmente ad allontanarti. Oh, sì! Tu mi chiedi se questo vestito ti fa grassa, io non ti rispondo subito. E tu non mi parli per 2 giorni! Sì, si potrebbe fare! Possiamo fare quando tu vuoi cominciare ad uscire con altre donne e io ti do un ultimatum. Tu decidi di piantarmi, ma poi ritorni un'ora dopo strisciando come un cagnolino. Oh, sì, la parte del cagnolino mi è sempre piaciuta. Oh, sì. Però, sai una cosa, Pat, per me questo è un periodo impegnato. Guarda, maggio, giugno, luglio, vedi, sono super impegnato. Perciò, che ne diresti se passassimo alla nostra prima lite? Al nostro primo litigio? Già. Scusa, vorresti dirmi che vuoi saltare tutti i momenti più belli della nostra storia per andare al nostro primo litigio? Risparmieremo tanto di quel tempo! Sei uno stronzo! Bastarda! Cazzone! Testo di cazzo! Un pezzo di merda! Troia! No, ci sono io! Allora, ci siamo lasciati da circa un anno. Oh, sì. E ci incontriamo per caso in una fredda, curiosa serata davanti al ristorante Fernando il Matriciano. E tu hai la fiamma, io no. Oh sì, e ci guardiamo.
Chiteggiamente. E anche se in fondo c'è una piccola traccia di rimpianto, ci rendiamo conto entrambi che non eravamo fatti l'uno per l'altro. Avremmo risparmiato tanto di quel tempo. Ok, prima che... Sai, Tamara, credo di iniziare a piacere tua mamma. Perché? Perché mi mangi? Pat? Stan? Ti trovo in forma. Un po' di palestra. Lei è Tamara. Pat è Tamara, lei è Pat. Ciao. Stavamo andando alla mostra degli impressionisti al Metropolitan. Non pensavo che ti interessassi d'arte. Ah, tutto merito di Tamara. Amore. Beh, incontriamoci, no? Ma certo. Incontriamoci. Stan? Pat? Siamo stati bene insieme, vero? Sì. Oh, che bello appuntamento!